Allora, grazie a Giorgio Terziani per questa bella e lunga presentazione che ha fatto. È indubbio che in poco tempo non potrò dire tutte le cose che io vorrei dirvi. Però una cosa essenziale che dovete mantenervi nella testa di ciascuno di voi. Il filmato che ha fatto vedere come la massa è in effetti una forma di energia, e l'energia può essere vista sotto forma di massa. Allora, io faccio il medico, come voi sapete, e allora sono stato tra i primi a domandarmi: ma il corpo umano che noi abbiamo studiato in medicina, studiando la parte anatomica, la parte fisiologica, la parte patologica, ma forse c'è qualcosa che abbiamo dimenticato nella facoltà di medicina? Certo. Cosa? L'ho detto, il filmato, la parte energetica. Ma voi sapete una cosa, e questo è importantissimo, che c'è stato un fisico che vive ancora, fortunatamente per noi, che ha detto, studiando i rapporti tra massa e energia, ha detto e ha preso il Nobel perché, se prendo una massa, pensate, faccio, ho detto il medico, prendo il fegato, ce l'ho in mezzo alle mie mani il fegato. Provate a fare questo sforzo di immaginazione. Guarda il mio fegato, lo stringo fino a concentrare la massa del mio fegato in un punto che quel fisico ha chiamato nucleone. Nucleone? Cos'è il nucleone? Ma io sono un fisico, il nucleone penso a qualcosa d'altro. No, la massa concentrata. La massa concentrata. E questo nucleone, pensate, diciamo che gli diamo il valore 1. Allora la domanda che si è fatto è: ma tutto quello che tu c'hai in mano, quel fegato che hai in mano, cos'è allora? Se la massa concentrata vale 1, che cos'è? Sapete che cos'è? Ve lo dico io. Energia. Energia? Ma quanto vale rispetto all'1? Ve lo dico sempre io. 1 miliardo di volte. Cosa? 1 miliardo di volte? 1 con 9 zeri? E io continuo a fare il medico nel modo classico. Quindi, giusto, faccio fare l'esame del sangue, faccio fare l'ecografia al mio fegato, faccio fare l'attac, no, ho qualche sospetto in più, faccio la risonanza. Ma cosa vado a vedere? Vado sempre solo a vedere la massa. Beh, e se io potessi avere uno strumento in grado di captare l'energia sottesa a quella massa, quante informazioni avrei? Ve l'ho detto 1 miliardo di volte. E allora voi capite bene che comincia la medicina ad essere stravolta. Non metto in discussione tutto quello che noi abbiamo studiato, badate bene, ma faccio un passo avanti, dico che ci manca un pezzo. E allora, sulla base delle considerazioni che ho fatto, ma vuoi dire allora che ogni nostro organo emette energia? Certo, poi sul cuore vorrei parlarvi a lungo, sul cervello vorrei parlarvi a lungo, ma la domanda è: ma perché il cuore, perché il cervello e non il fegato, non il pancreas e non la C1? O la S1, sono masse diverse, quindi energie diverse. Ma allora vuol dire che il corpo umano può essere rappresentato come un insieme di energie
Ah, ma questo è un concetto stravolgente. E certo. Ma allora vuol dire che mentre io vi parlo, l'energia del mio cuore, l'energia del mio cervello, l'energia di tutto il mio corpo raggiunge voi. E voi risuonate, il termine giusto, risuonate. Cosa vuol dire? Che il vostro cervello, il vostro cuore, i vostri organi sono in grado di captare l'energia che io emetto attraverso la mia voce, ma che rappresenta la somma delle energie. E allora, a questo punto, vi parlo nel tempo così limitato dello spettro di frequenza. Ma che vuol dire spettro di frequenza? Ma che vuol dire? Vuol dire che il mio corpo, che il vostro corpo emette una serie di frequenze. La somma di queste frequenze, guardate il mio dito, rappresenta lo spettro complessivo. E se vi dicessi che adesso strappo 2 capelli, 3 capelli con il bulbo? Ah, caspita, ma questo è un tracciante biologico meraviglioso. L'ha usato la NASA? No, ma l'abbiamo usato anche noi, l'abbiamo usato. Quante volte, come direttore generale, discutendo con le autorità giudiziarie, ma come si fa a sapere se uno si droga? Certo, l'esame ideale sarebbe l'urina, ma poi tu mettere un catetere, no, è violenza. Ma strappagli 2 capelli, E se lo vado a esaminare, quello mi dice che cosa ho preso io. Quindi è una memoria biologica, è in grado di analizzare uno spettro. E allora la domanda che mi viene è: ma quanti sistemi di bioresonanza esistono che tutti voi conoscete? Ce ne sono tanti, tanti, complessi e costosi. Ma qui, se esamino l'S-Drive, e io l'ho esaminato da fisico e da medico, caspita, è un sistema molto semplice. Per gli studenti dei miei corsi che sono presenti, quindi li ringrazio per essere qui ad ascoltarmi di nuovo, è una bobina, è un filo avvolto che guarda caso arriva al centro e torna indietro. Caspita, ma quanto è semplice questo S-Drive? Ma quanto nasconde di complessità scientifica nasconde l'S-Drive? Ah, sembra semplice, è una bobina. E ve l'ho spiegato un sacco di volte nei miei corsi. Vi ho fatto vedere cosa genera una bobina. Ma qui c'è qualcosa che non quadra nel discorso che io vi ho fatto. Bobina e controbobina. Campo elettromagnetico che annulla il campo magnetico. E allora vuol dire che c'è qualcosa d'altro. Vuol dire che lì dentro si nasconde una scientificità, e devo riconoscere il merito di alcune persone che sono qui presenti e che mi stanno ad ascoltare. La scientificità nella semplicità. Ah, caspita, ma questo spettro che vi ho detto cosa rappresenta? Il complesso dello stato del mio corpo, dello stato energetico anche del mio corpo, ma non solo, massa, energia, ma vado a vedere la massa, vado a vedere l'energia in contemporanea. E allora voi capite bene che se io ho un sistema in grado incredibilmente di captare in maniera decisa, matematica, e lo mando in un centro di elaborazione dati che può essere al di là del mondo, in questo caso è Amburgo,
e là si decodifica il vostro spettro, là riusciamo a captare tutte questi picchi, queste lacune. E guarda caso, definire una serie di parametri che sono di fondamentale importanza. Ma quanti strumenti che noi medici utilizziamo e che ci permettono di fare delle analisi specifiche? Pensa all'ecografia, pensa alla TAC, pensa alla risonanza magnetica. Beh, ma io qui c'è un quadro generale. Perché? Si parla di epigenetica, siamo nel mondo ormai dell'epigenetica, e l'epigenetica tiene conto di tutto, parliamo di campi elettromagnetici, sì, è un mio leitmotiv, certo. Parliamo di alimentazione, ci sono molti biologi qui e molti medici che fanno alimentazione, certo. Ma parliamo di rapporti sociali. Parliamo del fatto che ci sono conflitti sociali nel nostro modo di vivere, di questa società che ci isola, che ci abbandona, società di singoli. E certo, incide. Quante malattie, colleghi che siete qua, che si definiscono nel campo della nostra medicina psicosomatiche. Cosa vuol dire psicosomatiche? Se non che la psiche va a introdurre quasi patologia nell'organo o negli organi. Ecco qua. Ma qual è quello strumento in grado di darti questo? Lo spettro di frequenze. Ecco perché io ho detto, ma in questo poco tempo cosa posso dire se non il fondamento? Lo spettro di frequenza, che è caratteristico di ciascuno di voi, che è caratteristico del vostro passato e del vostro presente, fino al momento in cui io vi prendo il capello, vi strappo il capello. Eccolo. Allora, amici, è uno strumento che è in grado di darci un quadro, è uno strumento che può servire a noi come medico, uno potrebbe dire uno dei tanti strumenti, sì, è vero, uno dei tanti strumenti, ma con una dote in più che ti dà un quadro generale. Allora, quando io ho detto, presentando questo convegno, rimarrete a bocca aperta, ecco, restate adesso a bocca aperta, perché non esiste uno strumento in grado di fotografare la vostra fotografia presente del vostro interno, ma soprattutto del passato. Ecco, che adesso potete chiudere la bocca. Grazie a tutti.